Allora, qua abbiamo un applauso per Alex, un giovane ragazzo che come Noemi, giovane d'età, anzi quanti anni hai? Dici un po'? No, ne ho 20. Vabbè, più grande però, 20, sei giovane, no? E anche lui ha partecipato a diverse, diciamo, rassegne, diversi programmi, tra cui Una Voce per Sanremo. Ecco, com'è stata l'esperienza, visto appunto il festival che si è appena concluso, quindi non so, vuoi dirci qualcosa in relazione a questa esperienza? Ah, come un po' tutte le cose che si fanno, sono tutte belle esperienze, che devo dire, alla fine sono qua, non sono a Sanremo, quindi è andata male. Vabbè, però in ogni caso, facciamo un applauso per incoraggiare Alex, in ogni caso non è da tutti, no? Soprattutto perché guarda che pubblico che hai. Poi continuo, anche perché è interessante, prende parte, ascoltatemi, al premio Mia Martini, conquistandosi un posto tra i primi 20. Un premio comunque importante per comunque la storia della musica italiana, quindi anzi dopo questo ancora di Sanremo sicuro. Inoltre è finalista al concorso Senza Etichetta, di cui giurato ad eccezione Mogol, non so se mi spiego, e qui ci vuoi dire qualcosa appunto per questo grande... È stato un onore anche lì, come si dice, cantare, prendere parte a un concorso con lui in giuria, è stato bello. Dopo questo, vi ho nominato Mia Martini, Sanremo, Mogol, e come ciliegina sulla torta anche tu, come Noemi, hai partecipato a Prima Antenna, a Passerelle, sì, di Prima Antenna, e anche qui, cioè, non è da poco, perché è un programma che comunque cerca di dare spazio ai giovani e soprattutto ai nuovi artisti come voi. E l'esperienza Prima Antenna? Penso sia stata quella che mi rimarrà più nel cuore, perché comunque ho conosciuto Luca, ho conosciuto Noemi, Giulia e altri ragazzi che sono qui. Comunque è stata proprio un'emozione ed è bello. Comunque io sono onorato e agitatissimo di cantare qua per Luca, veramente. Ci credo, ci credo. No, ma io ero lì, vivo, ero emozionata, immagino voi a cantare insieme ancora più. Niente, tolgo il disturbo, ti lascio il palco e niente, facciamo un applauso ad Alex che ci canterà. Voglio che ti accorga di me. In bocca al lupo. Grazie. No, crepi, oddio, ho sbagliato. Vabbè. Voglio che ti accorga di me, voglio che ti accorga.